Ehi, hey, bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, qua è Liox, oggi siamo qua nello speciale di Halloween. Buon Halloween ragazzi, io ho il video l'ho registrato prima, però comunque buon Halloween perché questo video uscirà ad Halloween. Siamo infatti nel 13° episodio della Vanilla, ovvero lo speciale di Halloween. Infatti oggi ragazzi andremo ad andare a dare la tomba di Herobrine, che si trova esattamente là. I materiali li ho presi, ragazzi, sono stato anche un po' nel Nether per prenderli. Infatti adesso, come potete vedere, ho preso questi qua e questi. Purtroppo, ragazzi, lo spawn del Nether non è stato uno dei migliori, perché è un po' uno spawn un po' brutto. Però quando andremo a fare un'esplorazione del Nether, la prima esplorazione del Nether, vi farò vedere, quindi rimanete aggiornati. Allora ragazzi, prima di iniziare, intanto vi ricordo di lasciare like, iscrivervi e commentare per supportare sia la serie e il canale, molto importante. E adesso andiamo ad aggiungere i due nomi nuovi da aggiungere nella stanza degli iscritti. Perché sì ragazzi, la stanza degli iscritti, eccola qua come potete vedere, io ogni episodio aggiungo sempre dei nomi, quindi se volete essere aggiunti vi basterà commentare per chi è già iscritto, mentre per chi è nuovo basta che si iscriva e poi commenti che ho scritto mi sono iscritto. Questo ragazzi, ora andiamo ad aggiungere i due nomi nuovi, ovvero il primo che è diciamo l'indignato speciale di questo video, l'indignato, comunque la persona speciale di questo video, ovvero Herobrine, che ha scritto io voglio esserci nel muro. Va bene, Herobrine, adesso ti metto e oggi ti dedichiamo anche la tomba, quindi cartello, mettiamo qua, Herobrine, ecco fatto. La seconda persona invece è MipGum007, che ha commentato, ha scritto anche se potevo mettere il mondo in download. Ragazzi, il mondo è, ci sono ancora poche costruzioni. Io comunque adesso, intanto grazie per i complimenti, grazie al complimento che mi ha scritto anche che ho il mondo già bello così. Però ragazzi, ho in mente veramente tante costruzioni da fare, quindi quando il mondo sarà arricchito con tante costruzioni, che ho in tante belle costruzioni, aggiungerò il mondo, quindi non preoccupatevi che quando arriverà tutto al suo tempo, ecco. Quindi intanto aggiungiamo MipGum007. Ecco fatto, ragazzi. Quindi se volete essere aggiunti anche voi, mi raccomando, commentate. Bene, fatto questo, iniziamo ad andare a decorare la nostra tomba di Herobrine, ragazzi. Perché Herobrine, sì, è proprio un Herobrine. No, non lo so. Allora, sì, va bene. Magari potevo prendere una crafting table, che magari la prendiamo, si sa mai. Quindi andiamo alla croce di Herobrine, perché comunque ragazzi, non so se ve lo ripeto sempre, comunque apparente qua c'è proprio una cosa molto strana, cioè, ecco qua, la croce di Herobrine, cioè di Herobrine, non lo so, vabbè, comunque è molto inquietante, perché c'è proprio la croce qua e l'albero così, come se stesse, diciamo, tutta sta parte, cioè l'albero ha solo un ramo, che è questo qua, e proprio copre la tomba, cioè è veramente molto strano. Allora, piazziamo la crafting qua e direi che possiamo iniziare. Allora, io direi innanzitutto di iniziare con questi dettagli qua, ovvero piazzare, ecco, mi sono dimenticato di fare la pala, sono veramente un genio, vabbè, di iniziare a fare un po' di dettagli con questa pala, perché sennò qua diventa impossibile, quindi vado e torno. A few moments later. Ok ragazzi, pala fatta, adesso direi che possiamo iniziare a veramente a costruire. Teniamo d'occhio anche il tempo ragazzi, perché io vi ricordo che stiamo parlando di Herobrine, quindi ci potrebbe fare degli scherzetti, no, in realtà non esiste, o forse sì, chi lo sa, vabbè. Comunque, siamo comunque qua in tempo. Ecco ragazzi, mi sono dimenticato di fare la zucca di Halloween e dopo lo andiamo a fare, proprio come chicca, se mi ricordo, perché magari molto probabilmente mi scorderò. Molto probabilmente mi scorderò. Vabbè, nel caso dopo la andiamo a fare. Ok, allora facciamo tutto bello. Ora aggiungiamo queste decorazioni qua, che secondo me sono tanta roba, quindi facciamo tipo un po' così. Adesso si può aggiungere anche un po' di netherrack. Oh, bella faccia, cosa stai facendo? Facciamo bella faccia selvatico che sta vedendo i lavori per la croce di Herobrine. Bella faccia, ti conviene andare via di qua, non è un posto da polli. No, devo mettere questo. Ok. E ok ragazzi, comunque come dettagli ci siamo. E direi che comunque già così è molto più inquietante. Poi ragazzi, volevo aggiungere anche un dettagliuccio, tipo qua. Mentre qua mettere la lanterna. Ecco fatto. Ecco già così. Molto inquietante ragazzi, molto inquietante. Poi direi che potremmo fare una roba del genere. Allora intanto, poi volevo fare anche qua, se possiamo fare, che rende molto più inquietante, e poi aggiungere tipo una roba del genere. Ecco, che secondo me ci sta tantissimo. Cosa anche qua. Aspettate, è ok.
Ecco fatto, ragazzi, molto più inquietante così. Va benissimo. E poi volevo fare anche con la crafting e aggiungere tipo questi. Ok. Magari anche tanto questi. Sì, dai, molto più inquietante. Poi, altra cosa che volevo fare è mettere il tufo. Poi mettiamo una lanterna qui. Così tanto per. E poi ragazzi volevo contornare la croce tipo con la Netherrack delle slab. La croce di Herobrine, guardate qua. E poi metterci un dettaglio molto importante, che adesso lo faccio su terra. Fare tipo la croce così. Ragazzi, mi ha messo pure a piovere. No, no. Ecco. No, no, ragazzi. Scappiamo, scappiamo. Aiuto. Herobrine no. E andiamo subito a dormire e domani la finiamo. Ok ragazzi, è giorno, qua continua a piovere. E andiamo alla croce di Herobrine. Già quell'albero lì qua è molto inquietante. Eravamo rimasti qua. Va benissimo. Qua ai lati potremmo mettere la Netherrack. Anzi no, an ok. E direi che possiamo accendere, così abbiamo ragazzi il fuoco azzurro qua, mamma mia. È inquietantissimo ragazzi, è inquietantissimo. Va bene, va bene. Poi. Ok, direi che possiamo iniziare a fare il muretto. Allora, intanto per fare il muretto ci facciamo un bel contorno. Così, qua aperto. E qua riprende che va. La crafting la vorrei spostare. La volevo fare utilizzando diversi blocchi, ragazzi. Intanto pensiamo alla crafting, la mettiamo un attimo qua. Allora, tipo partire utilizzando magari questi. Una prova ragazzi, eh. Per fare tipo le mura. E poi di alzarci utilizziamo anche gli scalini. Poi possiamo utilizzare anche delle slab. Tipo sì, utilizziamo tante slab. E cosa scartiamo? Non lo so ragazzi. Allora, poi fare tipo una cosa del genere. Può salire, poi tipo mettere questi. Cioè tipo delle mura antiche, cioè non so come spiegarlo, tipo fare così. Bene, mi sta piacendo. Ecco tipo ragazzi delle mura del genere, che secondo me ci stanno tanta roba. Da fuori. Mi piace veramente tanto come sta venendo. Qua direi che possiamo tipo fare una roba del genere. Ok ragazzi, direi che così ci può stare. Tipo una sorta di cimitero mezzo distrutto. Cioè a me dà questa impressione qua. Con le barriere. Cioè secondo me è tanta roba. Qua magari possiamo fare. Possiamo decorare un po' con questi. Perfetto, magari qua che c'è il rialzo mettere. Ok, mamma mia ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. E qua la tomba di Herobrine. Mamma mia, adesso ragazzi, ai lati avevo intenzione di fare tipo un po' così con la terra. Ok, e magari metterci anche qualche dettaglio col muschio. Tipo così. Poi magari se nascono i fiori li togliamo. Ecco tipo quelli lì. No, tipo questo no. Non ci sta neanche quello lì. La tomba di erba in questi qua non ci stanno per niente. Ok, magari metterne anche uno qua. Perfetto ragazzi. Tanta tanta roba.
la tomba di Herobrine. Cioè, mettiamo uno anche qua. Perfetto. Come quello che volevo là. E top, ragazzi. Magari mettone uno anche qua dentro. Vabbè, va bene così. Perfetto, ragazzi. Ragazzi, la tomba di Herobrine l'abbiamo completata. Mamma mia, è veramente spettrale. Io direi che non c'è modo migliore per festeggiare Halloween qua su Minecraft, arredare la tomba di Herobrine. Proprio poi di fianco anche il portale, ci sta veramente, veramente tanto. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, secondo me è venuta molto bene, è veramente molto tenebrosa. Cioè proprio ci sta proprio inquieta tantissimo timore. Poi la recensione, tutti i blocchi che abbiamo aggiunto, sono veramente, veramente belli e ci stanno veramente tanto. Dall'idea di qualcosa di un cimitero tipo semi-abbandonato, ma comunque qualcosa di molto, molto stregato. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate. Buon Halloween a tutti ancora. Io vi ricordo sempre di iscrivervi, lasciare like e commentare. Se volete anche essere aggiunti dentro la stanza degli iscritti. Quel rumore dell'acqua che scende, ragazzi, mi incuote veramente tanto timore. Riprendiamoci la crafting e ragazzi scappiamo perché c'è Herobrine che è, non lo so, dai Herobrine, ti abbiamo fatto anche la tomba, quindi non puoi essere arrabbiato con noi, ci devi rispondere. Va bene ragazzi, noi ci vediamo con un prossimo video. Da Liox è tutto. Ciao!